Allora, Nathalie, Paolo Antoni, Fabio dei The Jackal ed Eleonore Casalegno, venite. Francesco, accomodati pure nel letto, perché io vi darò una trama e voi dovrete improvvisare secondo questa trama partendo con la lettera dell'alfabeto che io vi darò. Va bene? Nathalie, tu sei la moglie di Francesco. Sì. E hai portato... un pallone. Metti pure i guanti. Addirittura. Sì. Hai portato tuo marito Francesco in ospedale, perché lui è un grande portiere di calcio. Solo che durante una parata, purtroppo, la sua testa ha incontrato il palo. Ah. E quindi ha avuto una piccola amnesia. Sì. È un personaggio che... Fabio è il medico. Volentieri. E Eleonore è l'infermiera. Te pare, quindi no? Mettete il camice. Quindi allora... Tu vieni di qua. Voi mettete il camice. Ah no, non sono un'infermiera io. Dico, lei è l'infermiera, questa è sua. Quindi, questa io sono il medico. Devo rispondere con una lettera. Qua. Devi iniziare la tua improvvisazione con una lettera. Cominciamo da Francesco. Però non cantando, parlando. Parlando. Aiuto! Ambarambacicicocco! Era all'inizio. A carne! A polpetta! Aiuto! Bisturi! E se l'ammalato non sta bene, va operato urgentemente in sala. Quello non sa nemmeno chi è. Prepari la sala operatoria, signora infermiera. Signora infermiera. Sì. Come cavolo le trovo? Le bisturi qui non ci stanno mai. Non lo so. Cioè, erano qua un attimo fa, erano qua. Adesso non ci sono più. Non ci sono i bisturi. Aspettate. No, perché qua si fa fatica anche a capire chi deve essere ricoverato. Hai capito dove? La botta l'ha preso il marito, ma però, per la proprietà transitiva... ha coinvolto tutta la... Dritta al cuore, mi andate. Dritta al cuore, mi andate sto dolore. Sapendo questo infortunio di sto marito mio, che ho messo tanto tempo a chiappare. Ah. Elisa! E Poppet! I 7:30. A carne. F. Farmaci e sto ancora aspettando il bisturi. Questo malato lo vogliamo perdere? Signori, lei mi guarda e ride. Un bisturi lo avete trovato sotto letto. Andate dove dovete andare a prendere quelle cose che... G. Già i bisturi non ci stanno a ca. Ok? Va bene? Perché? H. No, H. No. H. H. No. H. Come H? Sì. H come... Ma perché lei conosce qualche altra H? No, ma... No, ospital nome, mi dispiace, ma no, peggio che... I. Ispirazione. Ma che lingua? Ispirazione. Signora, lei è completamente decontestualizzata. Lei è la moglie. Non è capitata. No! Perché questo dolore? È lui che è ricoverato. Mi sta entrando dentro il cuore, tesoro. L. Luigia! Il 7:30. M. Manicomio! Però non al signore, alla signora. Perché il signore ha avuto una botta e va bene. Ma il signore è un fatto genetico. N. Non ci sono più pazienti di ma tu l'hai visto questo, ma fa veramente pena. Ma qualche brutta roba, ma qualche brutta cera che c'ha. Ma guarda qua, secondo me sta andando. No, guarda, io te lo dico. Cioè, non è che c'è, questo sta andando, lo vedi? Secondo me facciamo del lavoro per niente, lasciamolo lì. No. Posso avere una M? M. Ma va fanno. Senta, la botta è stata forte, eh? Molto forte, M. Osteopatia.
malattia. Penso io che gli farebbe a mio marito, che ho fatto tanto tempo, ma ho impiegato tanto tempo per incontrarlo, che ci siamo incontrati in una pizzeria a Mercellina. Io gliel'ho detto che la pizza fa male. Oh, oh, pi pupù ho fatto. A lei. Cu. Comunque. Cu. Comunque. Esatto. Con la Q. Qualunque sia la diagnosi, lei non mi interrompe. E comunque, però non con la C iniziale. Sta meglio adesso che prima, perché è meglio che avessi ricoverato il cane, perché veramente tornare a casa è peggio. R. Raramente ho visto un paziente così brutto in vita mia, se devo essere sincera. Proprio una cera pessima, direi. Possiamo dire M. Ma tu ti si scema veramente. T come T. Come T, no? Come D. No, come T, la T. Sì, T. Ti amo, tesoro. Una pinza, una parola, azzeccato con testa. Com'è possibile? Però adesso che ti sto perdendo con questo lampadario che hai preso in testa... Lampadario? Ma lei ha visto come è vestito suo marito, sì o no? Non era un lampadario. Ma mica il portiere del palazzo. Facciamo così. Mamma, in questo ospedale non si capisce. Esclamazione. Mamma mia. Veramente io non ho mai visto un caso clinico del genere. B? Sì. Sei sicuro? Sì. Sono sicuro, per piacere. Metto paura. Ma veramente vogliamo ricoverarlo questo? Ma noi che ci frega? Ma perché non terranno direttamente? Zeta! Sei una zambara! 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 Questo sei! Zambara! Stefanatomi!